Immagini registrate in diretta dal monitor dell'ippodromo di Pinovo relative alla sesta e penultima corsa di domenica 16 luglio, 23esima giornata della riunione Torino 2017. Sono 12 alla via dopo due ritiri. Per i 1600 metri Nadino Santomollo, su via Grip Alberto De Muru, Madec Marco Lagorio, Tapis Andrea Cuzzinati, Termachio Cesare Paternò, Sogno d'Asolo, Cosimo Cangelosi, Tarantola P, Franco Ferrero, per la seconda pila non corre Turchese Kerr, 9 Skylark K Elvis Vesseghelli, 10 Ottone Rosai Chiu, Riccardo Gambone, 11 Feton SB Luca Lovera, 12 Tex Va Lorenzo Besana, 13 Tempesta di Grana Carmelo Recupero, non corre numero 14 Strato Castare. 1600 metri, 5 anni ed oltre di categoria G. Per ruolo di favorito, totalizzatore, troviamo Tapis, che paga 1,12, offerto in questo momento a 1,70 allo sportello della quota pista in ippodromo. 1,16 per Tapis, netto favorito, perché poi la quota più bassa degli altri è il 7,79 per Nadino, offerto a 6 alla quota pista. Poi a salire troviamo il 14,09 per Texva, quindi 14,65 per Feton SB, 15,01 per Sogno d'Adolo, l'outsider Tarantola P, 142,05 al totalizzatore, offerta 100 allo sportello della quota fissa. Quota fissa in ippodromo offre 51 Tempesta di Grana, totalizzatore 115,41. Corsa di Ippica Nazionale, l'ultima prova di Ippica Nazionale per la serata torinese. Concorrenti che vanno dietro le ali dell'autostart, e allora per la prima fila Nadino, Suria Grip, Madec, Tapiz, Telma Chiu, Sogno d'Adolo e Tarantula B, seconda linea Skylark K, Ottone Rosai Chiu, Feton SB, Tex Vai, Tempesta di Grana, favorito il numero 4 Tapiz. Macchina in accelerazione, sbaglia Tapiz prima del lancio, favorito dunque di galoppo. Per il comando c'è Telma Chiu, al suo esterno però Sogno d'Asolo. Sogno d'Asolo scavalca Telma Chiu, in terza posizione rimane il numero 3 Madec. Così lungo l'arco della piegata, all'avanguardia Sogno d'Asolo, tanto sbaglia il numero 3 Madec, viene squalificato Nadino. All'avanguardia sempre Sogno d'Asolo, in seconda posizione si mantiene Telma Chiu. Così per il passaggio davanti alle tribune, guida Sogno d'Asolo, in seconda posizione Telma Chiu, a netto intervallo in terza c'è Tarantola P, poi scorre il gruppo, in quarta troviamo Suria Grip. Così i concorrenti sulla penultima piegata, lunga fila indiana aperta da Sogno d'Asolo avanti a Telma Chiu, ad intervallo in terza Tarantola B, poi Suria Grip, in quinta Feton SB. Di fronte mantiene agevolmente l'iniziativa Sogno d'Asolo, in seconda posizione sempre Telma Chiu, Sogno d'Asolo avanti a Telma Chiu, Sogno d'Asolo sempre all'avanguardia, in seconda Telma Chiu, in terza è passata Suria Grip, migliora ulteriormente Feton SB, cala Tarantola P che scivola ora in quinta, Sogno d'Asolo in vantaggio, in seconda Telma Chiu, in terza Suria Grip, in quarta Feton SB. Poi dal gruppo prova a migliorare in recupero Tapiz, ingresso addirittura con Sogno d'Asolo avanti a Telma Chiu e Suria Grip a centropista, Sogno d'Asolo in vantaggio, si avvicina in progressione Suria Grip. Suria Grip attacca, passa Suria Grip, ma a largo c'è Feton SB, la classe non è acqua! Feton SB su Tapiz e Suria Grip.
Vettone SD, Luca Rovera, il Sediolo ritrova la via del successo per i colori di proprietà e del training del padre Marino, va ad imporsi, eccolo, allo sprint per battere un generoso Tapis, autore di buona prova di recupero dopo errore iniziale. 11 Vettone SD, 4 Tapis, 2 Suria Grip, il responso del premio. Bet Flag totalizzatore 11-4-2, la classe non è acqua.